Buonasera a tutti, Fabio Biondi, direttore d'orchestra violinista. Molto contento di ritornare qui con il coro e l'orchestra e di perpetuare questo sodalizio e questa felicità di far musica insieme. Programma dedicato a Vivaldi, la considerazione che viene tra le prime è quanto straordinariamente resista Vivaldi e sia inossidabile al piacere del pubblico e all'interesse del pubblico. È un autore che resta preminente, forse tra i più seguiti al mondo, e quindi sempre molto popolare. Abbiamo scelto un programma che unisce i due aspetti fondamentali di Vivaldi, che sono quelli della predisposizione alla musica strumentale e alla musica vocale. Lui è stato un grande compositore di musica strumentale, violinista, e quindi abbiamo una prima parte dedicata ai suoi concerti, concerti per archi, concerti solistici per violino. Lui, grande violinista e grande didatta, e anche in questo senso ricordiamo nella prima parte la sua dedizione alle sue allieve della Pietà, fra cui la carissima allieva Chiara, alla quale lui ha dedicato due concerti per violino, di cui si percepisce la tenerezza, soprattutto nel movimento lento, questa meravigliosa ciccona. Questa è la tenerezza che Vivaldi aveva con le sue allieve e che traspare nella sua musica, e poi naturalmente altra parte della sua vita legata alla musica vocale. Nella prima parte seguiremo anche la sinfonia di una sua opera lirica. Lui è stato molto versatile, quindi anche direttore d'opera, impresario e compositore d'opera, e la musica sacra. Forse la musica sacra è il più popolare dei pezzi in gloria, quello che presenteremo nella seconda parte del concerto, che coinvolge due solisti e il coro, oltre all'orchestra, ed è, diciamo, un appuntamento un po' dovuto al pubblico di Roma e a chi frequenta questa bellissima sala, e quindi è un ritorno felice di popolarità legata al grande nome di Vivaldi e gioia di far musica insieme, e quindi coinvolgendo l'orchestra e il coro.